Buonasera, benvenute e benvenuti al TG6 edizione della sera. In apertura ci occupiamo dell'app Immuni che si può già scaricare e servirà in questa fase 2 al tracciamento dei contagiati da Covid-19. L'app è utilizzabile su base volontaria ed è in sperimentazione anche in Abruzzo, oltre a Liguria, Marche e Puglia. Jacopo Vorcella. Basta un semplice clic sullo store del proprio smartphone, sia esso Apple o Android, o dal sito www.immuni.italia.it per scaricare appunto l'app Immuni, dedicata al tracciamento dei positivi Covid. Dopo il via libera del garante della privacy e quello della regione Abruzzo, che ha aderito alla sperimentazione con altre tre regioni, Liguria, Marche e Puglia, l'app è pronta ad accompagnare la fase 2 dell'epidemia di coronavirus. Lo sviluppo dell'app è stato affidato alla software house milanese Bending Spoons ed è stato coordinato dal Ministero dell'Innovazione guidato dalla ministra Paola Pisano. Ma vediamo come si installa e configura l'applicazione e come funziona nel dettaglio. Per prima cosa va aggiornato lo smartphone all'ultimo sistema operativo disponibile. Dopo aver scaricato dallo store l'applicazione è necessario accettare l'informativa privacy, poi bisogna indicare la regione di residenza e la provincia di riferimento ed abilitare le notifiche pubbliche. A questo punto l'applicazione è già attiva e lo resta anche quando è chiusa. Di fatto la sua funzione sarà avvertire gli utenti con una notifica nel caso in cui entrino in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. Il sistema è basato sulla tecnologia Bluetooth Low Energy e non utilizza dati di geolocalizzazione di alcun genere, inclusi quelli del GPS. L'app non raccoglie e non è in grado di ottenere alcun dato identificativo dell'utente, quali nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono o indirizzo mail, riuscendo quindi a determinare solo che un contatto fra due utenti sia avvenuto, ma non chi siano effettivamente i due utenti o dove si siano incontrati. Per come funziona l'app, dunque, la notifica non sarà immediata, ma dovrebbe avvenire a distanza di qualche ora. Come già abbondantemente chiarito dal governo, l'app non sarà obbligatoria, si potrà scaricare su base volontaria e averla non costituirà un accesso privilegiato agli spostamenti. L'obiettivo di Immuni quindi sarà quello di contenere il contagio, permettendo a chi riceve una segnalazione di mettersi subito in quarantena e richiedere un tampone al sistema sanitario nazionale. Ma proprio da questo punto di vista ci sono le maggiori perplessità, come ha spiegato al nostro microfono il virologo Paolo Fazzi, al capo del laboratorio di riferimento analisi tamponi di Pescara. L'app ha bisogno infatti di una platea vasta d'utenti per poter funzionare. Ma anche qui è un discorso sempre anche soggettivo. Se io sono stato positivo e dico al mio cellulare che sono positivo e quindi in pratica tengo meno la mia privacy, ma di più alla collettività, potrebbe funzionare, però dubito che in Italia ciò possa servire. Un'altra iniziativa importante, la Regione Abruzzo parteciperà come alcune altre regioni dell'Italia a questa iniziativa importante sempre per combattere il Covid. Ognuno, e anzi invito tutti gli abruzzesi a farlo, ma soprattutto lo raccomando a coloro che arriveranno da domani da altre regioni a potersi iscrivere a questa app che permetterà in poco tempo, se la persona dovesse venire a contatto con pazienti positivi, di ricevere questa informazione. È importante per evitare il contagio, perché il lavoro che noi dobbiamo fare è proprio questo, di interrompere la catena dei contagi. Ho anticipato quella che era la mia prossima domanda, perché da domani sarà possibile muoversi da regione a regione. C'è un po' di preoccupazione da parte vostra? Noi abbiamo lasciato la libertà di far arrivare tutti gli italiani da tutte le altre regioni, non abbiamo creato nessun ostacolo. Quello che raccomandiamo è proprio questa iscrizione all'app in questa settimana, ma soprattutto continuare col distanziamento sociale negli luoghi chiusi, indossare la mascherina e, se continuiamo su questa strada, porteremo avanti sempre di più un numero ridotto, ma soprattutto aumenteremo
faremo la prevenzione. Quanto riguarda la situazione dei contagi dei positivi nella nostra regione, ormai parliamo di numeri davvero molto piccoli. Nei giorni scorsi, tra l'altro, in due giorni non ci sono stati contagi, ma ovviamente voi continuate a mantenere alta la guardia. Manteniamo alta la guardia, ma soprattutto gli interventi sui tamponi vengono fatti in maniera mirata, non sono così sparsi senza finalità, ma vengono prese delle categorie di professioni più a rischio in modo da monitorare sempre di più la situazione nel nostro Abruzzo. I numeri sono bassi, ma questo non significa che dobbiamo essere liberi di esprimerci come vogliamo. Nel corso del TG6 delle 14, il sindaco di Pescara, Carlo Masci, è intervenuto per commentare la ripartenza del capoluogo adriatico e anche l'apertura della stagione balneare. Ma Masci ha anche parlato dell'App Immuni e, contrariamente a quanto consigliato dall'assessore Veri, come abbiamo appena ascoltato nel servizio precedente, non la scaricherà. Vediamo. La preoccupazione c'era due mesi fa, quando abbiamo cominciato questo percorso complesso dell'emergenza coronavirus, l'abbiamo gestito benissimo. Oggi la preoccupazione è inferiore perché i dati sono confortanti, ma soprattutto perché abbiamo un'organizzazione già testata che ci ha permesso di controllare gli afflussi da Pescara alla stazione, all'aeroporto, nelle altre vie di comunicazione, e quindi dovremo soltanto ripetere quello che abbiamo già fatto, sapendo anche che oggi la situazione è molto migliorata rispetto a due mesi fa, quindi la cosa la guardiamo con attenzione, ma non con la preoccupazione che avevamo nei giorni e nei mesi passati. Ieri ha preso il via l'estate meteorologica e dunque parte la stagione estiva con diversi punti interrogativi. Siamo a ridosso della riviera nord di Pescara, però le spiagge sono ancora praticamente semivuote. Sì, questa è una tristezza, perché vedere la nostra spiaggia ancora in allestimento il 1° giugno ci fa pensare che la stagione non è iniziata come avrebbe dovuto, ma sappiamo perfettamente che i ritardi ci sono stati per il coronavirus. Speriamo che si possano recuperare questi ritardi in tempi brevi, perché Pescara vive con il mare, vive sul mare, ha un'economia che si muove attorno al mare e che noi non possiamo perdere, ovviamente mantenendo il distanziamento sociale, mantenendo tutte le precauzioni del caso, sapendo che dobbiamo portare i dispositivi di protezione individuale, sperando che i contagi scompaiano totalmente, come dobbiamo rilevare sta succedendo. Perché Pescara oramai da molti giorni non ha più casi di contagio fra la popolazione, perché i contagi pochi che si registrano più in provincia che in città sono tutti derivanti da situazioni specifiche. Riallacciandomi invece al discorso dell'applicazione, volevo sapere se è d'accordo con quello che ha detto il presidente della regione Marsilio, cioè che questa applicazione è arrivata forse troppo tardi, e poi volevo sapere se lei l'ha scaricata e se la userà. No, io non l'ho ancora scaricata, non so se la scaricherò, perché mi sembra che sia un po' improvvisata come utilizzazione, nel senso che rimessa alla volontà delle parti, dei soggetti singoli, se non si iscrivono tutti non credo che possa avere grande successo e grande risultato. E adesso i numeri dell'emergenza sanitaria aggiornati ad oggi alle 17. 4 nuovi casi di Covid-19 riscontrati oggi in Abruzzo, ovvero lo 0,4% dei tamponi processati, sono i numeri diffusi dal Ministero della Salute. Nella nostra regione ad oggi ci sono ancora 743 positivi accertati, di cui 113 ricoverati in terapia non intensiva, 6 ricoverati in terapia intensiva e 624 in isolamento domiciliare sotto sorveglianza attiva da parte della ASL. Vi sono stati quest'oggi 5 decessi che portano il triste numero in Abruzzo a quota 413. E di 2.093 persone invece il totale dei dimessi o guariti, finora in Abruzzo sono stati effettuati 77.892 tamponi.
E una buona notizia arriva però da Teramo. Negativo per due volte consecutive al tampone per coronavirus l'ultimo paziente ricoverato al Mazzini di Teramo presso la rianimazione appositamente allestita per i malati di Covid-19 che finalmente può chiudere i battenti. Il paziente, ricoverato dal 24 marzo scorso, oggi pomeriggio verrà trasferito in rianimazione generale. Si tratta di una persona che ovviamente ha ancora bisogno di cure riabilitative ma che ormai ha sconfitto il virus, dichiara Stefano Minora, direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza e primario della rianimazione teramana. Sono contento del lavoro che abbiamo fatto, che ha richiesto grandi sacrifici, ma ci ha anche dato grandi soddisfazioni, prosegue Minora. Gestire contemporaneamente due unità di terapia intensiva, peraltro ubicate in due diversi edifici, ha costretto il personale a turni massacranti, ma oggi le dimissioni dell'ultimo paziente riempiono di senso tutto il nostro lavoro. Finalmente, conclude il direttore, medici e infermieri potranno godersi qualche meritato giorno di ferie. L'ospedale di Teramo oggi, a distanza di 3 mesi dall'inizio della pandemia, per la prima volta non ha ricoverati pazienti positivi al Covid-19. Restano comunque attive tutte le precauzioni già in atto per evitare nuovi possibili contagi, mentre si torna pian piano alla normalità. E adesso torniamo a occuparci dell'annosa questione della bonifica di Bussi sul Tirino, bonifica sempre più lontana. Dopo l'annullamento della gara che aveva assegnato i lavori per il risanamento delle discariche 2A e 2B, ora i legali della multinazionale Edison annunciano il ricorso in Cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato che l'ha giudicata responsabile dell'inquinamento. La bonifica così rimane sempre più incerta. L'Edison annuncia il ricorso, stavolta in Cassazione, contro la sentenza del Consiglio di Stato che la ritiene responsabile dell'inquinamento e la condanna a pagare la bonifica delle discariche 2A e 2B. A inizio marzo il Consiglio di Stato aveva confermato la sentenza di un anno prima emanata dal TAR, a cui Edison aveva fatto ricorso dopo che la provincia di Pescara aveva individuato la multinazionale quale responsabile della più grande discarica di rifiuti tossici in Europa. E ora testardamente l'Edison si rivolge alla Cassazione, nella speranza di ribaltare la sentenza. Esistono motivi di annullamento riguardo la giurisdizione, fanno sapere gli avvocati della società per azioni. Intanto la Regione Abruzzo ha chiesto formalmente al Ministero dell'Ambiente la restituzione del 1,5 milioni di euro versato per la gara dei lavori di bonifica, dopo la decisione da Roma di annullarla. La gara era stata vinta nel 2018 dalla belga Decdeme, ma qualche giorno fa il Ministero ha deciso di annullare tutto, parallelamente ai procedimenti giudiziari. Così la bonifica si è trovata a punto e a capo, mentre Edison, che deve pagare i lavori, dovrebbe presentare un nuovo progetto che soddisfi i requisiti ambientali. Questo potrebbe far perdere ulteriori anni, mentre ne sono trascorsi già 13 dalla scoperta delle discariche. E se a questo si aggiunge l'intenzione di Edison a non arrendersi, a continuare la battaglia per vie legali, allora la bonifica appare più lontana, quasi a perdersi oltre l'orizzonte. Nel frattempo però le tonnellate di rifiuti chimici, protetti solo da un telo sfaldato in più punti, continuano a contaminare la falda acquifera del fiume Tirino. La provincia di Pescara al lavoro per i prossimi esami di Stato. Nei giorni scorsi l'ente ha donato 25.000 mascherine ai 17 istituti superiori. Paolo Renzetti. Presidente, si avvicinano gli esami di Stato. Nei giorni scorsi la provincia di Pescara ha donato 25.000 mascherine agli istituti superiori, ai 17 istituti superiori della provincia di Pescara. Sì, abbiamo donato queste mascherine per una testimonianza di vicinanza ai dirigenti scolastici, perché in questa fase sono impegnatissimi e noi solo così potevamo dimostrare la nostra vicinanza oltre alla collaborazione che abbiamo con loro. Quindi ben vengano queste mascherine a livello di sicurezza per i ragazzi, per farli sentire più sicuri anche per i docenti e per il personale scolastico. Avete provveduto alla sanificazione degli istituti scolastici? La sanificazione è competenza degli istituti, perché il governo ha diviso una forma di finanziamento per i comuni per quanto riguardano le scuole, gli edifici comunali, per le province, e invece per gli istituti il MIUR ha dato una parte di finanziamento proprio per sanificare all'interno delle scuole. Saranno degli esami di Stato diversi da quelli degli anni precedenti. La provincia ovviamente continuerà a monitorare la situazione proprio all'interno delle scuole in questo periodo particolare e anche in vista della riapertura di settembre.
più che monitorare cercheremo di collaborare con i dirigenti scolastici, perché come ho detto prima sono e siamo tutti in grosse difficoltà. Ovviamente subito dopo gli esami di Stato ci dovremo sedere intorno a un tavolo con il provveditorato agli studi provinciali e tutti i dirigenti per tracciare le linee e vedere a settembre come affrontare e come riaprire le scuole, perché saremo in grosse difficoltà per gli spazi non ce li abbiamo e quindi bisogna capire se queste misure accennate adesso permangono fino a settembre o cambierà qualcosa e quindi ci dovremo sedere per organizzarci e collaborare con loro, dobbiamo fare squadra e sintesi. Oggi è 2 giugno, cerimonia della festa della Repubblica a Sobria in piazza Garibaldi a Pescara, dove per il rispetto del distanziamento non c'è stato il tradizionale schieramento delle forze armate. Vediamo com'è andata. Senatore, qual è l'importanza e il valore della ricorrenza del 2 giugno in questo momento particolare che sta attraversando il Paese e anche la nostra Regione? È la festa della Repubblica che consente alla Repubblica di progredire. Non esiste un ordinamento che non venga rinnovato ogni giorno dalla dedizione di ogni cittadino, dal rispetto delle sue regole, dalla produzione legislativa adeguata e corrispondente alle tante situazioni che cambiano. Mai nella storia della nostra civiltà, dopo le guerre, ci è capitato di conoscere l'esperienza di rottura quale quella della pandemia. E in questo 2020, come dicono anche gli storici e i filosofi, noi abbiamo conosciuto la periodizzazione in ragione di questo contagio che ha riguardato ogni comunità, superando e scavalcando i confini degli stati. Noi sappiamo che scommettendo, fertilizzando, prodigandosi ad opera di ogni cittadino faremo in modo che la Repubblica possa andare avanti. Ha fatto bene ieri il Presidente Mattarella a richiamare il dovere di ciascuno e hanno sbagliato oggi coloro i quali si sono messi a protestare in una giornata dedicata alla festa, e la festa serve per raccogliere le energie e ricominciare. Noi siamo fatti per ricominciare. Colgo le parole del Presidente Mattarella di ieri sera al Quirinale come un monito per tutti noi, un paese che ha vissuto sulla propria pelle, sulla propria carne, visti tutti i morti che abbiamo avuto, l'emergenza sanitaria che abbiamo subito. Questa è stata un'esperienza durissima per il popolo italiano e soprattutto per il futuro economico. La festa della Repubblica deve essere un monito di unità popolare, di unità che non sempre è stata colta pur nella differenza delle posizioni. Però noi di Forza Italia siamo convinti che oggi il 2 giugno sia una festa di tutti gli italiani e per noi è simbolico essere in piazza, anche se tenendo in grande considerazione ovviamente tutte le prescrizioni previste in questa fase 2, cioè quelle del distanziamento sociale e, così come la indosso io, delle mascherine che è giusto portare anche nella giornata di oggi. Onori ai caduti di tutte le guerre. E parallelamente alla manifestazione per la festa della Repubblica, a Pescara, come in altre città italiane, si è tenuta oggi la manifestazione del centrodestra organizzata dalla Lega, che ha visto anche la partecipazione di Fratelli d'Italia per contestare le politiche del governo Conte.
Consigliere D'Incecco, anche a Pescara la manifestazione organizzata dalla Lega per contestare le misure del governo Conte. Sì, questo è intanto un bel giorno perché festeggiamo la Repubblica Italiana, che in questi mesi purtroppo è stata trattata male da questo governo, perché oggettivamente siamo tutti consapevoli che il lockdown o la chiusura generale del nostro sistema sta creando notevoli problemi alle categorie produttive, non solo alle tante famiglie italiane, tanti sindaci, tanti amministratori, tanti comuni che si trovano in difficoltà. Oggi siamo qui pacificamente e soprattutto in una maniera credo abbastanza equilibrata e distanziata per dimostrare, per dire a questo governo che ora è il caso di iniziare a fare sul serio, perché la vera crisi, quella economica, inizia ad arrivare adesso e nei prossimi mesi sarà determinante operare concretamente con azioni concrete, quelle che fino ad ora non ci sono state, per cercare di rimetterci in carreggiata. Sono diversi esponenti anche di Fratelli d'Italia, ma non di Forza Italia. Ma io ho visto tanti amici questa mattina, quindi anche di Fratelli d'Italia, quindi penso che sia anche il passo e l'idea e la comunicazione che stiamo lavorando insieme per costruire un'alternativa, un percorso nuovo di gestione di questo paese e anche di rapporti all'interno dell'Unione Europea. Il tutto passa attraverso una coalizione che sia in qualche modo a traino Lega, questo mi pare evidente. Ci aspettavamo di più dall'Europa e anche qualcosa in più dal punto di vista del rapporto di questo governo con l'Europa. Fino ad oggi invece concretamente non abbiamo visto nulla, si parla di tante sigle in inglese ma non abbiamo oggettivamente la visione di questa Europa che dovrebbe invece in questa fase potenziare, lavorare sulla liquidità, sul trasferimento di denaro agli stati, perché in questo momento le aziende, le imprese, i comuni hanno bisogno di soldi liquidi veri. Una foto scattata il 1° maggio a Vasto è diventata un simbolo della fine del lockdown e ha fatto il giro del web, venendo ricondivisa su Instagram anche dall'influencer Chiara Ferragni. Alfredo Primante. Un vassoio con sopra il caffè che si passano due dirimpettai. Uno indossa la maglietta rossa, l'altro verde, mentre nella via è appesa la bandiera italiana. È la foto che è diventata virale in rete, dove ha totalizzato 30 milioni di visualizzazioni. L'ha scattata Costanzo D'Angelo a Vasto in Vico Sportello il 1° di maggio, anche questo un giorno simbolico. Un risveglio all'italiana, o metaforicamente il risveglio dell'Italia, che di lì a poco avrebbe pian piano riaperto le proprie attività produttive, allentando il lockdown al quale l'aveva costretta il coronavirus. La foto, come detto, è stata super condivisa ed è diventata simbolo della ripresa dopo Covid, della cordialità, del sapore italiano e soprattutto dell'aiuto reciproco in una fase difficile del paese. Ma la spinta decisa nelle condivisioni è arrivata anche dal fatto che è stata pubblicata su una storia Instagram di Chiara Ferragni, imprenditrice, blogger, designer, influencer, moglie del rapper Fedez, che conta 20 milioni di follower. Costanzo D'Angelo, fotografo nato in Svizzera da figli di emigrati molisani e residente a Vasto, racconta di avere l'abitudine verso le prime ore dell'alba, tra le 4 e le 5, di mettersi alla ricerca di immagini da immortalare con la sua reflex, ed è quello che è accaduto con lo scatto che grazie alla rete ha fatto il giro del mondo. E nella foto ho visto il desiderio di comunicare nonostante distanze, timori, silenzio che circonda ogni luogo, ha raccontato D'Angelo. E ora lo sport, parliamo di calcio. Ieri sera nel corso della trasmissione replay è intervenuto l'allenatore del Pescara, Nicola Legrottagli, che ha parlato dell'infortunio di Tumminello e della ripresa del campionato che vedrà i biancazzurri impegnati contro la Juve Stabia. Vediamo. Allora, Marco abbiamo notizie, diciamo che domani va a fare un altro avviso, domani dopo domani c'è un'altra risonanza, è andato a Roma, ha fatto una visita e quindi sembra, da quello che poi il dottore saprà dirmi domani, le notizie che mi sono giunte oggi, sembra che il crociato non sia stato toccato e quindi è stabile, il ginocchio è stabile. Sì, sospetta distrazione, quindi i tempi saranno all'incirca un mese per vederlo in campo. Sì, nuova, bella, come quando respiri l'aria del campo, dell'erba, è sempre qualcosa di positivo, qualcosa che ti piace, ti appassiona, è il nostro sì lavoro, ma è anche il nostro hobby, passione, tutto c'è nel calcio. E qui soprattutto abbiamo ritrovato la famiglia, la nostra famiglia, la famiglia del Pescara. Stare lontano dalle famiglie, no? Come metafora, è uguale come la famiglia naturale, quindi stare lontano dalla famiglia
ti pesa, e a noi ha pesato molto stare lontani, e adesso ecco siamo felici di esserci ricompattati tutti quanti. Beh, per la squadra forte può essere sicuramente un vantaggio, perché spesso le squadre, no, soprattutto le squadre dove fanno del tifo l'arma in più, possono perdere quel valore aggiunto, no? E quindi per le grandi squadre, quelle squadre più strutturate che giocano per vincere, secondo me sono più avvantaggiate, e quindi anche saranno avvantaggiate le squadre che hanno sicuramente lavorato meglio in questo periodo, che hanno lavorato anche in maniera personale, giocatori, tutti coloro che hanno lavorato in maniera personale, è fatto un lavoro discreto e buono, avranno i vantaggi. Quindi mi aspetto un campionato con tanti gol, questi 10 partite dove ecco, spero ci siano tanti gol, perché il calcio comunque è sempre uno spettacolo, e soprattutto difficoltà nel reggere, no, i 90 minuti, perché poi durare 90 minuti, 3 partite a settimana, o hai una rosa che puoi farla girare, quindi gestire le forze e le energie, oppure diventa un po' complicato. Ecco, quella difficoltà la dobbiamo mettere in conto. Non credo che, per esempio, in questo periodo serve caricare molto, ma serve gestire quello che abbiamo fatto in queste 3 settimane, ma andando sul ritmo, andando molto su situazioni di gioco, raggiungendo una percentuale, un minutaggio di alta intensità maggiore possibile. Quella sarà la mia prerogativa, e soprattutto cercare di utilizzare tutti i giocatori della rosa, perché saranno fondamentali tutti. Abbiamo 27-28 giocatori e spero di recuperarli tutti, perché tutti giocheranno, tutti avranno occasione di mettersi in mostra. Noi dobbiamo agire in funzione degli obiettivi che abbiamo davanti. L'obiettivo è Juve Stabia e dobbiamo vincere quella partita lì, e ovviamente poi c'è un avversario, e noi prepariamo tutte le partite per vincere. Lo sport è fatto di competizione, e vince spesso chi sta meglio e chi fa le scelte migliori. Noi ci prepareremo al top, questo posso assicurarlo. Poi il calcio, ecco, è bello, perché non puoi mai sapere come va a finire. E questa era l'ultima notizia. Tutti quanti i servizi che avete visto nel corso di questa edizione sono già fruibili sul web, sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it. Il TG6 torna alle 23 con l'edizione della notte. Da parte mia, grazie e buon proseguimento di serata.